Dopo l'intervento della squadra di stiro di Calabria Verde del febbraio dello scorso anno, che aveva pulito parte del fiume Stilaro e del torrente Melodari che lambisce Bivongi nella zona sportiva, tutto è tornato come prima. Gli alberi sono cresciuti rigogliosi, specie nella parte bassa del paese, e il greto dello Stilaro, nell'aria vina, quasi non si vede più. Ecco, vedete alle mie spalle come si presenta la fiumara Stilaro in località Vina, dove ci sono i due ponti che portano poi la strada che porta a San Giovanni Restis. È un pericolo anche perché c'è la confluenza con il torrente Pardalà e quindi potrebbe crearsi un invaso con una piena. Greto del fiume che sembra essere un parco e strada dell'acqua ostruita in parte che non ha un deflusso normale per la presenza di altri ostacoli come tronchi e detriti. Detriti che stanno innalzando il letto dello Stilaro, tanto che tra non molto c'è il rischio che si arrivi sul livello della strada. Il fiume quasi non si vede più, il greto del fiume non si vede più e gli alberi ormai stanno crescendo a dismisura, tant'è che stanno occupando la sede stradale, come potete vedere alle mie spalle. Ecco, urge un intervento molto serio e l'appello è alle istituzioni. Altro pericolo e di maggiore rilevanza, gli alberi sradicati che cadendo si posizionano sull'alveo impedendo il normale flusso dell'acqua. In località Battendiero, due grossi alberi di ontano, caduti tempo fa e che sembravano posizionati come se fossero delle passerelle, grazie ad alcuni volontari, sono stati segati e rimossi. Ora si è in periodo di magra e sarebbe opportuno un intervento per affrontare in tranquillità l'autunno. Qui infatti sono mesi copiosi di piogge e spesso si verificano alluvioni. Un pericolo perciò per tutta l'area e la zona estrema del rione Melodari perché gli alberi fungono da barriera e si potrebbe creare un invaso in caso di forte pioggia con conseguente allagamento della strada metropolitana SP95 e minaccia per le prime case di zona Vina. Alberi che se ci fosse una legge regionale come quella del Veneto potrebbero essere abbattuti da cittadini interessati a recuperare legname, inoltrando una semplice richiesta alla forestale o all'ispettorato dell'agricoltura. Legge regionale che dovrebbe responsabilizzare oltre l'ente regione anche i comuni e i consorzi di bonifica, monitorando continuamente torrenti e fiumare. Taglio delle piante però operato con cura per mantenere vive le radici utili per la loro azione drenante. I cittadini di Bivongi confidano nell'amministrazione comunale per un interessamento presso gli enti preposti, per un intervento immediato e per un monitoraggio dell'SP95 lambita dal fiume per scongiurare gravi incidenti causati dall'erosione dell'acqua al manto stradale. Ricordiamo che in passato questo tratto di strada ha subito molti danni e per mesi è rimasto chiuso al traffico, costringendo automobilisti e studenti a grandi sacrifici, allungando il percorso perché obbligati a deviare da stilo. Infine, da sottolineare che la fiumara Stilaro, specie in questo periodo, potrebbe essere inserita nel progetto regionale per le emergenze incendi per creare qualche invaso e intervenire sulla pulizia del greto.